Ciao, benvenuto. Allora, oggi vediamo la membrana cellulare, un argomento molto importante perché molte domande nel test sono proprio su questo argomento. Allora, vediamo prima di tutto dove troviamo questo argomento. Allora, questo argomento si trova appunto nel capitolo di biologia e nel sottocapitolo La cellula come base della vita. Come puoi vedere, appunto, noi lo troviamo qua, la membrana cellulare. Allora, adesso vediamo prima di tutto se sa rispondere a questa domanda. Che cos'è il glicocalice? Il glicocalice è un argomento che rientra nella struttura della membrana. Metti in pausa, provo a rispondere e poi appunto lo vediamo alla fine della lezione. Se ragionando saprei essere in grado di rispondere alla domanda. Eccoci qua. Allora, vediamo prima di tutto alcune caratteristiche importanti. Allora, la membrana cellulare, vediamo com'è fatta. Allora, noi distinguiamo tre componenti principali nella membrana: i lipidi, le proteine e gli zuccheri. Allora, sicuramente i lipidi sono la componente più importante della membrana. Le proteine, anche in questo caso, giocano un ruolo importante, però sono meno presenti rispetto ai lipidi, e gli zuccheri, diciamo che si associano ai lipidi e alle proteine, sono, diciamo, meno presenti. Quindi, in ordine troveremo i più presenti sono i lipidi, poi al secondo posto le proteine e medaglia di bronzo gli zuccheri. Adesso vediamo i lipidi. Allora, come puoi vedere, noi abbiamo tre tipi principali di lipidi nelle membrane: i fosfolipidi, il colesterolo e i glicolipidi. Allora, questi, diciamo, sono degli elementi importanti che si di solito studiano nella parte delle molecole organiche. Però, in linea generale, noi possiamo ricordarci adesso alcune caratteristiche di questi componenti. Allora, i lipidi, appunto, hanno la caratteristica di essere insolubili in acqua, quindi questo è importante. Allora, nella membrana noi troviamo questi tre tipi di lipidi. Come puoi vedere, ci sono delle percentuali. Perché? Perché, appunto, sono presenti in diversa percentuale. I fosfolipidi sono presenti al 75%, quindi sono fondamentali. Poi troviamo il colesterolo al 20% e i glicolipidi al 5%. Quindi, per esempio, qua questo è un fosfolipide e questo invece, per esempio, è appunto il colesterolo. Allora, come puoi vedere, oltre appunto ai fosfolipidi e il colesterolo, troviamo un 5% di glicolipidi, cioè a questi lipidi si associano praticamente queste, come puoi vedere, delle catene di monosaccaride che formano poi uno zucchero, un polisaccaride, quindi più grande. Quindi la cosa più importante da ricordare sui lipidi è proprio il fosfolipide. Come puoi vedere c'è una testa, questa si chiama testa e questa è la coda. Allora, la testa è polare e la coda invece non è polare. Questo che cosa determina? Determina il fatto che mentre la testa, essendo polare, può formare dei legami idrogeno con l'acqua, la coda non lo può fare. Quindi la coda è idrofobica, mentre la testa è idrofilica. Questa caratteristica si definisce anfipatica, cioè una parte, come possiamo considerarla simpatica nei confronti dell'acqua, questa è una parte poco simpatica che tende invece a essere nascosta dall'acqua. E questo fa sì che la membrana assuma le caratteristiche del bilayer fosfolipidico, che poi vediamo. Il colesterolo, come puoi vedere, anch'esso ha una struttura più rigida rispetto al fosfolipide, vedi? Questo si chiama il ciclo pentanoperidofenantrene, che è la struttura di base del colesterolo, e come puoi vedere c'è questa testolina qua, vedi? Questa porzione qua, OH, definito diciamo sidrile, praticamente ha la caratteristica simile alla testa del fosfolipide, cioè la solubilità. I glicolipidi, nello stesso modo, appunto, hanno questa struttura, sono poi delle caratteristiche che, per esempio, puoi vedere benissimo nelle molecole organiche. Adesso, un'altra componente importante sono le proteine. Le proteine, appunto, sono, come sai benissimo, un'associazione di aminoacidi, o formare, appunto, con legami cosiddetti aminopeptidici, delle strutture più complesse. Allora, le proteine di membrana, cioè le proteine presenti nella membrana, sono divise in due tipi, le integrali e le periferiche. Le integrali si chiamano così perché attraversano tutta la membrana, le periferiche invece si chiamano così perché sono, diciamo, parzialmente poste nelle membrane. Quindi questa è la caratteristica. Per quanto riguarda gli zuccheri, noi abbiamo detto che gli zuccheri si possono trovare associati alle proteine e ai lipidi a formare glicolipidi e glicoproteine. Benissimo, adesso vediamo più nello specifico alcune caratteristiche brevemente di quello che abbiamo detto. Allora, vedi questa struttura che è la membrana? Questa struttura sembra come una specie praticamente di fo due fogli sovrapposti, che sono il primo appunto questo e il secondo questo.
Quindi sono praticamente come una sorta di cosiddetto doppio strato, che in inglese appunto viene definito come bilayer. Quindi questo bilayer, cioè questi due strati, sono fatti di fosfolipidi. Quindi la struttura di base della membrana viene definita come bilayer fosfolipidico ed è formato proprio dai fosfolipidi. Come vi ho detto, i fosfolipidi formano il 75%, quindi vedi che sono tutti fosfolipidi. Quindi, come abbiamo visto, oltre ai fosfolipidi troviamo le proteine, vedi proteine integrali, proteine invece periferiche. E come puoi vedere, alle proteine ci sono associate queste strutture di carboidrati, vedi qua sopra, che costituiscono, tu immaginati questa coperta di carboidrati, e costituiscono praticamente il glicocalice. Questa è una caratteristica fondamentale perché il glicocalice è soprattutto importante perché protegge la cellula, è importante per esempio nel riconoscimento del sistema immunitario e eccetera. Allora, come vi ho spiegato, abbiamo oltre praticamente i fosfolipidi e il colesterolo. Vedi, il colesterolo è meno presente, 75% fosfolipidi e poi è un po' di colesterolo. Il colesterolo è una struttura molto rigida, vedi? È una struttura molto rigida. Vedi la testa polare, quello H, no? Che forma proprio la testa polare che è solubile. Quindi ricordati che il colesterolo ha questa struttura rigida, idrofobica, come le code dei fosfolipidi, ed è importante perché, per esempio, nell'aterosclerosi rigidisce molto le membrane, essendo rigido, e quindi può creare dei danni alla membrana cellulare. Quindi, per esempio, immaginati nel sangue, il colesterolo fa male proprio perché inserendosi nelle membrane delle cellule che rivestono il vaso le può indebolire e le può rompere, formando l'aterosclerosi, gli ateromi. Quindi, se trovi una domanda di questo tipo nel test, ricordati questa caratteristica. Un fattore che si associa all'aterosclerosi è il colesterolo, l'ipercolesterolemia. Adesso vedi anche la proteina integrale attraverso tutto il bilayer fosfolipidico, la proteina periferica una parte. Ricordati che nella parte interna e nella parte esterna c'è acqua, quindi queste sono le caratteristiche più importanti della membrana. Ricordati soprattutto il glicocalice, il carattere anfipatico, cioè la polarità, appunto, e la non polarità. La polarità idrofilica verso l'esterno e verso l'interno dove c'è l'acqua e la porzione invece idrofobica, la coda all'interno dove acqua non ce n'è. Quindi ricordati queste caratteristiche. Adesso ritorniamo diciamo sul test che sul quesito che ti avevo chiesto di risolvere. Allora, il glicocalice che cos'è? Come abbiamo già spiegato, è uno strato di zuccheri sulla superficie cellulare. Quindi questa, ricordati, è la caratteristica fondamentale. Allora, io ti aspetto negli altri video, ne caricherò altri tra poco. Puoi visitare, ci sono i link sotto nella descrizione. Iscriviti al mio canale, prova a fare i test, e ti ringrazio per le visualizzazioni. Ciao, a presto!